un'altra, ma che è? Non funziona. Il battito accelerato del cuore, ma che è? Ma è troppo, no? Esagerato. Perché? Oh, guarda che fa paura tornare a casa da sole, eh? Dai, scusami. Dimenticavo un piccolo particolare. Dimenticavo un piccolo particolare. Scusa. Tu sei uomo, non capisci? Ma sei un cretino! Quindi. Io non parlo così, eh? Senti, ti piace la location? Va bene. Allora, teniamo la location, cambiamo la storia. Facciamo un bel sequel di Batman. E magari su sto libro ci adattano pure un film. Che colpo. O no? È questo quello che insegna ai tuoi alunni, professore? Senti, siamo qua da 3 ore. Non abbiamo niente, per cui io devo preparare lezione per domani. Facciamo la storia di una coppia? Che tipo di relazione? Allora, La nostra protagonista sta andando a casa del suo ragazzo e nell'ultimo periodo stanno avendo seri problemi. ok, vai avanti. Vieni su, non stare lì impalato. Ah, proprio così. Non mi interrompere. Scusa, prof. Dopo resti? No. Ah, è vero. Dov'è che andavi stasera? È che pensavo che ti fossi vestita così sexy per me. Beh, adesso non posso neanche più toccare la mia ragazza. Va bene. Dov'è che andavi? Esco con Luisa. Che c'è? Adesso sei geloso anche di Luisa? Proprio non ti fidi di me? Non è che non mi fido di te, è degli altri che non mi fido. No, dai, l'ultima frase non va bene. Uno non può essere così stupido. Abbiamo detto che è stupido, o no? Gli facciamo dire cose stupide? Sì, ma non deve diventare così demenziale. Ma non diventa demenziale, vai tranquilla, vai tranquilla, vai avanti. Ok, che ne pensi, Ser? Non ce la faccio più. Perché mi tratti così? Questo non è amore. Certo che è amore. Io ti amo, sei la mia vita. Ma se ti penso tra le braccia di qualcun altro, io credimi, divento matto. Ma lo vuoi capire che questa gelosia non è sana? Io lo dico perché ti amo. Se mi ami, non uscire stasera. Resta con me. Io voglio una relazione seria, come quella dei miei genitori. Ma lo vuoi capire che tua madre non era felice di farsi trattare come una schiava da tuo padre? Pulisciti la bocca prima di parlare di mia madre, altrimenti stasera ti butto giù dal terrazzo. Ma che è? Dai, non facciamo sta generalizzazione fatta così. Mo, io ho capito che è stupido. Va bene, però pure, no, pure violento no, non mi piace, guarda. Chi sta generalizzando? No, tu stai facendo il moralista. Generalizzando, No, non sto facendo moralista. io sto parlando di una tematica a cui tengo e anche tu dovresti. Ma io pure ci tengo e No! sì, il discorso è che io da uomo mi sento attaccato, non deve essere un attacco. Sì, invece, Ma sì! perché deve Perché chiunque legga questo libro deve capire che è da stupidi continuare con la retorica del non tutti gli uomini sono così, cazzo! Perché lo fai? Perché se non prendi una posizione ne sei complice. Avrei dovuto, avrei dovuto, la la la. Mentre vagavo da sola nel bosco, una mattina che faceva fresco, mi dirigevo al lavoro contenta. Mi dicevo è la prima volta, quattro papaveri dentro la borsa, un
regalo mentre vai di corsa, il bigliettino dello sconosciuto che incontravo ogni giorno alla posta. Avrei dovuto, la 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 la. Avrei dovuto, la la la. Un mese dopo mi porta una mostra su una donna che conta. Subito dopo mi parla di sesso e mi sento rimessa al mio posto. Dice che sente qualcosa di nuovo, addirittura qualcosa di raro. Sono più in alto delle altre ed è vero, così in alto che adesso sto in cielo. Avrei dovuto, la 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 la. Avrei dovuto, la la la. E tutta questa colpa, non so dove metterla. La porto nella tomba, non so se mi servirà. Ti darò dall'alto la fine da vigliacco. Ci rivedremo in sogno, sarò il tuo peggior incubo. Avrei dovuto, la 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 la. Avrei dovuto, la la.